Allora, cominciamo questa lunga carrellata di innovatori, molti di Milano, partendo dai makers, questa rivoluzione in corso, questa rivoluzione della manifattura che è in corso in tutto il mondo, se ne parla come della terza rivoluzione industriale, un fenomeno molto recente, ma il primo makers della storia in realtà è nato a Milano ma 500 anni fa, si chiama Leonardo da Vinci, e c'è un milanese che da qualche anno si è messo a studiare i codici di Leonardo attraverso le nuove tecnologie, scoprendo verità che nessuno aveva mai visto prima. Sul palco, Mario Taddei. Minuti, vado velocissimo. Leonardo Vinci, inventore, catapulta, carro armato, i misteri legati alla Gioconda, il Santo Graal nascosto nell'ultima cena, e se voi guardate tutte le ricerche fatte sui suoi dipinti si trovano le Fibonacci, tanti misteri che tutti i libri e tutte le mostre del mondo hanno risolto. Se vi dovessi chiedere quali sono le invenzioni di Leonardo Vinci, carro armato, elicottero, paracadute, il boccaio da subacqueo, cos'altro ha inventato, il carro falciante, la bombarda a frammentazione, la mitragliatrice. Io qua mi fermo perché hanno tanti minuti, ma la cosa incredibile è che io circa 5 anni fa ho cominciato a scoprire che tutto questo è tutto falso. È difficile in 5 minuti spiegarvelo, ma vi faccio ragionare. Voi tutti in tasca avete un Leonardo da Vinci, un euro. Dietro cosa c'è? L'uomo scritto nel cerchio e nel quadrato, giusto? Ma come si chiama quell'uomo? Tutti quanti lo ricordano come l'uomo di Leonardo da Vinci, giusto? Ma in realtà si chiama uomo vitruviano. Cosa vuol dire vitruviano? È di Vitruvio. Leonardo l'ha copiato. Molti attori hanno copiato l'uomo vitruviano, anche Leonardo da Vinci. Quindi l'idea non è sua. Capite che se noi, come quello che insegniamo nelle nostre mostre, iniziamo a leggere il vero Leonardo da Vinci, i suoi trucchi, i suoi insegnamenti, scardiniamo quella cosa terribile che si racconta ai giovani, che nessuno può diventare Leonardo da Vinci perché di Leonardo da Vinci ce n'è solo uno. Non è vero. Quello che ci insegna è che per diventare come lui basta fare come lui, copiare dalla mattina alla sera, quindi vuol dire studiare dalla mattina alla sera, e come capite bene, come la scienza sa, se voi prendete due invenzioni dai greci e dai romani, lui ha fatto spesso questo giochino, da guerra soprattutto, le mettete insieme e ottenete una nuova innovazione, una nuova invenzione. Leonardo Vinci ha nascosto in questi codici, il mio lavoro lo chiamo archeologia vinciana multimediale, perché i suoi codici sono sparsi di disegni spezzettati in più codici, quindi io devo andare a ricercare nello spazio e nel tempo, come una rete web. La mente di Leonardo era come il World Wide Web, perché tutti i suoi disegni sono ipertestuali. Per cui lui mette un testo che rimanda un altro foglio su un altro codice. Una cosa inizialmente molto difficile, ma poi divertentissima. Il mio tempo è scaduto, io vi invito a vedere la mostra al Duomo, scendete al Duomo, andate in Corso Vittorio Emanuele, e speriamo di portare poi questa mostra che è fatta per itinerare in tutto il mondo. Ma l'avete già portata? Mario Taddei! L'avete già portata? Leonardo da Vinci come non l'avete mai visto. In anteprima mondiale, ricostruzioni di macchine inedite, dipinti restaurati e i codici in versione interattiva multimediale. Dal 1 marzo al 31 luglio, a Milano, in Piazza della Scala, ingresso Galleria, vi aspetta l'imperdibile mostra Leonardo 3, il mondo di Leonardo. www.leonardo3.net